Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video che viene una volta l'anno, per fortuna, ed è il video dedicato a MyProtein in occasione del Black Friday. Come sapete, MyProtein non si limita a fare soltanto il venerdì di sconti, ma fa sempre tutta una settimana. Quindi da domani, lunedì 22 fino a lunedì 29, ci saranno tantissimi sconti. Ve lo dico, gli sconti variano giorno per giorno, tendenzialmente aumenteranno andando verso il fine settimana. Questa è una settimana in cui il sito viene bombardato di acquisti e quindi è molto probabile che già ora di venerdì tante cose saranno andate sold out. Quindi per questo io faccio questo video domenica, lo vedrete domenica, poi voi potrete decidere se rischiarvela arrivando fino al venerdì oppure fare il vostro acquisto in tranquillità partendo domani, magari usufruendo di uno sconto minore. Scelta vostra, fate come volete. Ah, ovviamente, cose che io mi scordo sempre, sul sito utilizzando il codice Fashions avrete sempre uno sconto maggiore rispetto a quello del sito. E se accedete al sito tramite il link che trovate qui nell'info box, che io vi metto il link a ogni singolo prodotto, io ricevo una commissione sul vostro acquisto. A voi non cambia nulla, voi ricevete lo sconto e io ricevo una piccola percentuale. Se lo farete, io vi ringrazio, significa che mi supportate, che mi state ringraziando per questo video. Ok. Ora andiamo. Iniziamo dalla limited edition di questo Black Friday. Hanno creato una mini collezione fatta di top, leggings, felpa e maglietta con due design, o la scritta Move o la scritta Lift. Entrambi sono disponibili in nero e rosa. Io li trovo molto carini, ovviamente team Move. E fra tutti i prodotti che ci sono, io vi consiglio le t-shirt e la felpa. Ora passiamo ai leggings. Come voi sapete, io con i leggings sono abbastanza puntigliosa perché per me il leggings ideale è un leggings a vita alta, abbastanza strutturato, quindi che dove lo metti sta, che non cade, morbido ma allo stesso tempo coprente e che presenti meno cuciture possibile per evitare che le cuciture stringano, creino tipo camel toe, eccetera. Sapete che negli anni io ho avuto degli amori per dei leggings, ad esempio il Warpknit, purtroppo questo è vecchissimo, di 2 anni fa. L'anno scorso abbiamo avuto il Raw Training Seamless, purtroppo anche questo non esiste più. Quest'anno ce l'abbiamo, c'è, ed è il Composure Seamless. Questi qua sono a vita alta, strutturati in quanto hanno le ribs, senza cuciture, quindi nessun camel toe, e tra tutti i precedenti questi sono i più morbidi. I più leggeri, però veramente questi sono morbidissimi, cioè il tessuto è imbarazzante da quanto è morbido e stretchy, pur rimanendo in posizione e non essendo calante. Quindi questo primo in classifica, ve lo dico subito perché così potete correre. Altrimenti, se non lo trovate, il secondo classificato, secondo me, sono i Composure normali oppure gli Adapt Camo. Questi, vedete la differenza, sono con le cuciture. Ciononostante, non sono così invadenti, fascianti o pressanti. Ammetto che l'Adapt Camo, la prima volta che lo metti, o a me personalmente, stringe un pochino in vita, però dopo un po' cede. Terzi in classifica abbiamo i Tempo Seamless. Questi a me non fanno impazzire perché li trovo troppo leggeri e troppo fini. Per me sono perfetti da mettere sulla neve, sotto il pantalone da sci, perfetti. Non mi ci allenerei in palestra, sinceramente. Li trovo anche troppo fascianti, non mi trovo bene. E gli Shape Ultra Seamless, che sono gli stessi dell'anno scorso. Già l'anno scorso non mi avevano fatto impazzire perché non salgono bene, secondo me non sono una vita alta, sono una vita media, quindi nel momento in cui magari uno squatta me li sentivo proprio scendere e a me non piacciono. Ultimi in classifica, sapete che io sono molto sincera, i Velocity Reflective,
e i tempo in Reprev. No, cioè no, troppe cuciture, troppo stretti, troppo fascianti. No, cadono, vita bassa. No. Inoltre, questi e tutti quelli che hanno la stringa, vi faccio vedere cosa intendo come stringa, per me sono un no. Io questa stringa la trovo veramente tremenda, stringe sulla pancia, fastidiosa. Se li porti su, ti fanno il camel toe e ti stringono in vita, accentuando quella che io chiamo buzza. Anche se, cioè, hai una pancia normalissima, invece se li porti più giù ti segano. Quindi io personalmente quelli con questa banda cerata, per intenderci, li sconsiglio di tutto il genere, sia che siano shorts, sia che siano leggings, qualunque cosa. Per me è no. Direi che con i leggings abbiamo dato, possiamo andare oltre. Parliamo di top. Allora, top, magliette, bra, eccetera. Dovete sapere che sul sito di MyProtein ci sono tante magliette, magliettine di 100% cotone, sia da uomo che da donna. Questa, ad esempio, che mi ha fatto personalizzare una ragazza, è una canottierina ed è di cotone, ma ci sono tantissime magliettine, sia crop top che normali, e anche da uomo. Jimmy le usa tantissimo, ad esempio, sotto le giacche, e sono veramente valide. Il cotone è di buona qualità, super consigliato, sono delle super basic. Super consigliate, cioè io mi trovo veramente bene, soprattutto come magliettine d'estate oppure d'inverno, come sotto maglione, super perfette. Passando poi a dei crop top un pochino più divertenti, il mio preferito in assoluto, come lo era l'anno scorso, lo è anche quest'anno. In quest'anno sono usciti un sacco di nuovi colori, il crop top a maniche lunghe aperto dietro. Ce l'ho viola, ce l'ho rosso, ce l'ho nero, ce l'ho blu, ce l'ho di tutti i colori. Lo amo profondamente, ovviamente è di un tessuto tecnico, quindi dopo che lo metti una volta puzza. Come qualunque tessuto tecnico, sono fantastici, sono bellissimi, pazzeschi, tengono caldo, eccetera, però. Queste sono maniche lunghe, invece per quanto riguarda i crop top a maniche corte ci sono due che posso consigliarvi, che sono il crop top tempo e il curve crop shorts sleeve. Madonna, sti nomi. Comunque, sono questi. Sono dei crop top, sempre in tessuto tecnico, a maniche corte. Io la prima volta che l'ho visto ho detto, crop top a maniche corte... Però devo dire che non è male, mi piace. Io in palestra ho questo stile in cui metto i leggings, il bra e non indosso delle canottiere tipo quelle liso svolazzanti, non mi piacciono. Ne ho pochissime e le metto raramente. Preferisco sempre dei crop top, delle cose un po' più aderenti. Ognuno ha il suo stile, quindi no judgment here. E devo dire che con questi e. Ci sono di diversi colori, eccetera, degradé, tinta unita, un pochino più strutturati come questo, che non vanno a sostituire un bra, mettetelo sotto il bra, mi raccomando. Io li trovo veramente, veramente carini. Fra tutti, un crop top che vi sconsiglio, perché è bellino, non è male, però non mi piace molto, è il Shape Seamless Ultra Long Sleeve. E ve l'avevo anche fatto vedere già in un video unboxing e sono questi, ci sono di diversi colori, bordeaux, blu, nero, bianco. Puzzano particolarmente dopo un po' e non ti danno nulla. Ammetto che quello bianco è veramente bello e l'ho usato tantissimo. Forse non mi piacciono perché questi colori non so, non me li vedo molto bene addosso, non so perché. Però fra tutti vi consiglio qualcos'altro, però comunque dai, cioè non è male, è un 3 stelle rispetto al 4 degli altri. Dettagli. Passando ora ai bra, devo dire che tutti i bra di MyProtein sono validi. Sono diversi e hanno strutture diverse in base al tipo di allenamento che fate. Io personalmente, quando devo fare un allenamento cardio, preferisco non avere tanta roba addosso, quindi uso uno strappy bra ad esempio, quindi bretelline super sottile, pochissimo ingombro di bra, super leggero.
Però comunque con le coppette, perché per me i bra devono avere del supporto, del sostegno, devono dare sostegno. Cioè, io ve lo chiedo col cuore di non prendere per allenarvi dei bra così, cioè di cotone. Con questi non lo so, ci potete stare in casa d'estate, cosa che io ho fatto, comodissimo. Questo è 95% cotone, 5% elastan perché è elasticizzato. Ma con questo non ci si allena, ragazzi. No, no, no. Che voi abbiate poco tette, tante tette, non allenatevi con questi. Dovete avere del supporto, del sostegno, perché magari state facendo dei salti, dei balzi e no. Pigiama, no workout. Pigiama, no workout. Quindi, a parte quello, la maggior parte dei bra che trovate sul sito è valida. I miei preferiti in assoluto sono questo vecchissimo, il cross back, quindi l'incrociato dietro. Ce l'ho bianco, l'ho super utilizzato. Ammetto che è un pochino basso, quindi a volte mi sembra un pochino di sbocciare. Io che non ho seno, quindi posso immaginare qualcuno che ha seno. Infatti, per qualcuno che ha seno, consiglio qualcosa di più coprente. E uno dei miei preferiti, che tra parentesi, anche per chi non ha seno, è bellissimo, è questo qui, che è il Women's Adapt Sports Bra, che ha questo collo alto. È bellissimo, io ne sono innamorata persa, cioè in nero, blu e rosso. A me piace tantissimo, lo trovo molto elegante, molto bello, a me il collo alto nei bra piace tantissimo, è un collo all'americana. E su MyProtein c'è soltanto questo modello. Altri modelli che utilizzo abbastanza sono i Power Ultra, che sono un pochino più strutturati, si possono anche incrociare dietro, molto carini. Ripeto, i bra sono tutti molto validi, dipende poi da cosa volete fare. Mi raccomando, sistemate sempre le coppette che magari viaggiano. E purtroppo con i colori un po' più chiari, si vedono. Rischiano di sì, si rischia che si vedano, invece quando invece questo in nero non si vedrebbero, invece vedete qua un pochino si nota. Passando agli shorts, sicuramente i modelli che io preferisco sono i cycling, quindi che hanno una lunghezza della gamba che arrivano più o meno a metà coscia. A me almeno, perché io indosso una S, sono anche 1,76 m, quindi mi arrivano a metà coscia. Quelli che io amo alla follia sono gli Ultra Seamless Cycling. Io li ho in tutti i colori, tutti, li ho tutti. Quest'estate sono andata matta e li ho presi tutti. Questo è bellissimo, è un rosa cangiante, guardate che bello che è. Mentre gli altri non sono così cangianti, sono basic, ma sono bellissimi, bellissimi. Io li amo alla follia. E molto simile, ma diverso, sono i Velocity Seamless Cycling, che sono questi qua degradé. La particolarità è che sono più pesanti e hanno la taschina dietro per la card, per il telefono. Di questi ci sono anche i leggings lunghi e io non li ho mai provati, quindi non so bene dirvi se sono validi o no, però essendo degli ultra temo che siano come tutti gli altri, quindi a vita media, che quando squatti scendono, non mi ispirano molto. Molto meglio i Composure, questi qua. Fidatevi. Attenzione con gli shorts, perché passare da un modello cycling a un modello booty cambia molto. Nel senso, il modello booty è veramente booty, cioè nel senso ti fa la chiappa, cosa che io non mi sento di indossare in palestra perché sono molto corti e io non indosso shorts troppo corti, come ad esempio questi perfetti per allenarsi a casa, secondo me, però. Vedete, questi hanno questa striscia, questa banda in vita a me. No, molto meglio la vita alta che copre bene, che ti affascia, ti abbraccia il corpo, questi qua proprio ti segano. Pantaloni della tuta. Allora,
È difficile trovare sul sito di MyProtein dei pantaloni della tuta che non siano ultra felpati. Anzi, sono inglesi, lassù fa freddo, lo capisco, però in Italia non è poi così freddo, o meglio, vogliamo anche dei pantaloni della tuta normali. Quindi la maggior parte dei pantaloni della tuta e delle felpe sono felpati, quindi hanno il peletto dentro, sono perfetti per l'inverno, caldissimi. Lì scegliete il design che più vi piace. Però se siete alla ricerca di un pantalone della tuta che non sia felpato dentro, la linea che state cercando è la linea training. E hanno fatto questo pantalone bellissimo, che è a vita alta, che sembra abbia le pants e scende con il bracciale in fondo alla caviglia. Non ha le tasche e dentro sono normali, non sono felpati. Li adoro, cioè per me questo è un pantalone della tuta comodissimo, non troppo caldo, ultra versatile. Mi piace tanto il modello, sta bene. Io adoro la vita alta e poi la gamba libera. Vedete questo colore un pochino slavato? C'è anche la felpa, questa è una felpa dell'anno scorso, quindi non so se c'è lo stesso colore, però la linea training è sempre questa e quindi sempre questo colore un po' slavato e dentro è non è felpato, sono 100% cotone e anche per questo io adoro questa collezione. Super consigliata, cioè questo pantalone verde è bellissimo, bellissimo. Oddio, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati alla conclusione di questo video. Io spero di essere riuscita a darvi un pochino una guida per orientarvi dell'immenso sito di abbigliamento di MyProtein. So che ci sono tantissimi altri prodotti, tra cui ad esempio, vedete, mi stavo già per dimenticare, che l'ho tirata fuori all'ultimo, la giacca. Questa giacca è felpata dentro, mezza stagione, perfetta. Io mi trovo benissimo, l'ho utilizzata fino a che non ho tirato fuori il giubbino pesante e è una giacca perfetta per andare ad allenarsi, diciamo. Ci metti il felpone, questa sta una meraviglia. Ok, ora penso e spero di aver detto tutto. Dovrò sistemare tutto, che casino. Basta, vi ricordo il link, il codice. Andate. Andate, andiamo. Ciao. Ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere alla fine che cosa decidete di acquistare. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!